E allora, per rimanere in tema del lavoro che abbiamo presentato, l'ultimo di Enrico Vanzina, Il suo ultimo giallo, parliamo adesso di questo genere letterario, il giallo. Vediamo questa clip e poi continuiamo. Due bollite ed esattamente della stessa grandezza. Merci. Il primo commissario Jules Maigret è pregato di presentarsi oggi. Ma perché l'hai ridotto in questa moda, scusa? Ero distratto, che me lo so. La nuova recita della parrocchia, un bel dramma giallo, sa? Spero che interverrà. Non sono cose di mio gusto. Oh, che peccato. Come sa che non si tratta di una ferita alla gamba? Lei non zoppica. Quale spalla? La sinistra. Perché la sinistra? La sua stretta di mano era troppo forte per essere ferito alla destra. E non potrebbe trattarsi invece di una ferita interna? Beh, se fosse una ferita interna, lei non terrebbe la spalla sinistra così rigida. Allora, professoressa Antonella Di Spalatro, docente dell'Università del Molise, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, il genere giallo non passa mai di moda, questo lo abbiamo capito. Ma come si può raccontare questo successo? Da dove nasce? Il successo del giallo è sicuramente da far risalire agli anni del fascismo in Italia, quindi con la nascita dei gialli Mondadori, i primi romanzi furono pubblicati nel 1929 e dalla casa editrice appunto Mondadori, e la particolarità era proprio la copertina dei gialli, che era di colore giallo. Infatti nacque così questa identificazione, diciamo, tra genere poliziesco e connotazione cromatica, il giallo appunto. E in effetti, guardando i bozzetti arrivati prima della pubblicazione, Enrico Piceni, uno dei collaboratori di Arnoldo Mondadori, disse proprio: perché non li chiamiamo gialli? E l'idea piacque molto, e quindi nacquero i gialli Mondadori. Questo termine ottenne un successo straordinario proprio perché finì nei dizionari a partire dal 35 in poi, con Panzini e Palazzi, divenne proprio un neologismo che andò a identificare un genere letterario, un qualcosa di assolutamente nuovo, diciamo. Lei ha scritto un libro, Censura e politica editoriale, l'ha pubblicato con Litos. Allora, cosa c'entra il giallo con la censura? La censura fascista interveniva, influenzava i traduttori, c'era una sorta di autocensura preventiva all'interno delle case editrici, così da poter pubblicare i romanzi senza incorrere nelle limitazioni della censura. C'erano degli argomenti assolutamente sgraditi al regime, non si poteva parlare di fatti di sangue, di omicidi, suicidi, poi arrivò la drammatica questione della razza, quindi diciamo che fu veramente... bisognava veramente stare attenti. Piceni usava il termine essere guardinghi, e in effetti basta pensare soltanto, facciamo due esempi, due titoli, abbiamo Assassinio sull'Oriente Express e poi Assassinio sul Nilo. Nella prima edizione, nelle primissime edizioni negli anni 30, non presentavano nel titolo il termine assassinio, omicidio. In effetti divenne Poirot sul Nilo e semplicemente Oriente Express. Sì. Il termine Poirot sul Nilo, diciamo, la denominazione Poirot sul Nilo continua ancora oggi, quindi ciò che venne fatto in quegli anni in qualche modo ha una continuità ancora oggi. Anche i criminali all'interno dei romanzi gialli a un certo punto non potevano essere più italiani. Certo, perché il fascismo non voleva che si parlasse di assassini e di suicidi neanche sui giornali. E allora, sì, però, per continuare, diciamo, la nostra disamina della storia del giallo, a proposito di storia del giallo, è il titolo del libro del prossimo ospite, Luca Crovi, scritto per Marsilio. Buongiorno e grazie per essere con noi. Luca Crovi è autore, scrittore di molti libri. Però prima di arrivare alla storia del giallo italiano, Crovi, cerchiamo di capire anche quali sono le caratteristiche di tanti autori internazionali, no? Agatha Christie, Simenon, eccetera, che sono stati autori di moltissimi gialli. Allora, ci sono delle caratteristiche particolari riscontrabili in questi autori che hanno potuto determinare questa prolificità? Anzitutto hanno scelto delle città e dei posti particolari
affrontarli, quindi che fosse l'Inghilterra, che fosse la Francia, che fosse... erano dei posti misteriosi. Il giallo comincia a nascere con autori come Mastriani, come Carolina Invernizio, come Emilio De Marchi, che portano l'Italia dei misteri, e lo fanno sull'onda di autori come Eugène Sue, che hanno inventato i misteri di Parigi. Tenete presente che non avesse ambientato le storie della sua Miss Marple, non sarebbero state così e così curiose. Londra vittoriana fosse mosso Sherlock, sicuramente non avremmo di nebbia, anche delle storie che possono assomigliare a quelle del dottor Jekyll e Mr. Hyde, ma anche ai fatti di cronaca di Jack lo Squartatore. Quindi tutti questi autori hanno usato nel dei luoghi specifici, in più dei delle capacità che sono gli iperrazionalisti, persone che riescono a caos della realtà, che hanno delle purtroppo, capacità. Purtroppo, dottor Crovi, il collegamento non è granché, però insomma abbiamo capito la sostanza, che la scelta del luogo, l'Inghilterra, la Francia, Londra, la nebbia, il Tamigi, la Senna, eccetera, e poi alla fine è stata la prima scelta dei grandi autori del giallo. Vogliamo vedere un'altra clip con dei gialli più vicini a noi? Molto spesso sono targati Rai. Molto spesso sono targati Rai, certo. Clip. Che c'è, Caterina? Un tale bufala e ceci, fino ad ora per vossia. Bufala e ceci? E che è, una pizza? Il precedente c'è, lontana assai, ma c'è. Però dimmelo, che facciamo, indovinelli, Fazio? Dottore, dottore! Caterina, ma sei impazzito? Un dottore chiamò ora uno che si chiama Spinoccia. Disse che esso, che lui, che sarebbe sempre Spinoccia, ha trovato una macchina bruciata dal fuoco con le fiamme, incontrata per l'uso, all'altezza del sciume, dove c'è l'acqua? Fammi capire, tu fai tutto questo bordello per una macchina bruciata. Ti ho detto che non è il momento, sto lavorando, non posso perdere tempo. Non puoi perdere tempo? Parli con me e perdi tempo. Ma no, certo che no, è che non è il momento. Dimmi quando ti posso chiamare. Ora come ora non te lo so dire. Voi credete nei fantasmi? Io vedo i morti tutti i giorni, signora Vizio. Ricciardi, noi già viviamo in mezzo ai morti tutti i giorni. Non possiamo farci carico del loro dolore, no? E dove stiamo andando? Vedo un passaggio. Sì, io in questura. Volete venire con me? No, signor, scusate. Restatemi a me, signor. Le domiciliari li voglio fare a casa vostra. Se mi dai ancora della signora, ti faccio avere l'ergastolo. Monica, come nel caso di Camilleri, la Sicilia la prima Sicilia, scelta, sì. Cioè, no? Crovi, ci riproviamo con il ci collegamento. Riproviamo? Il racconto del territorio può essere il motivo per il quale poi il lettore o il telespettatore, insomma, a seconda del mezzo, si identifica di più e quindi lo segue, e quindi per questo motivo l'opera ha successo? Eh no, purtroppo, niente, purtroppo niente, non, signori, non ci riusciamo. Non ci riusciamo. Però ci torniamo sui gialli, eh? Senza dubbio. A te piacciono? Moltissimo. Anche a moltissimo. Me. Però più sono vecchi, più mi piacciono. Vabbè.